Dunque, per quello che riguarda le sinastrie, io sto cercando anche di defilarmi dal farle, perché diventa difficile creare quelle premesse per far capire alle persone che la sinastria, dal greco sinastri, cioè astri insieme, volgarmente definita comparazione di coppia, non è nient'altro che un potenziale legato a quello che potrebbe essere la coppia o a dove può sviluppare potenzialità o migliorarsi, ma non c'è scritto da nessuna parte che la sinastria mostri se la coppia parte. Ogni volta che usciamo di casa incrociamo decine di persone e automaticamente facciamo delle sinastrie, matchiamo i pianeti nostri con quelli degli altri, non si capisce, nessuno sa perché con alcuni nasce qualcosa e con altri meno. Non è possibile indicare attraverso una bella sinastria che la coppia nasca, di qualunque natura essa sia, professionale, di amicizia, sentimentale. Non sta scritto. Si creano dei legami che sono molto spesso legati a delle proiezioni per le quali questa sinastria si attiva, ma non vuol dire che se si attiva la sinastria la coppia funziona bene. Non è questo. Questo è uno dei motivi per cui i greci dipingono Cupido, per esempio, come un bambino con gli occhi bendati, no? E Shakespeare, nel Sogno di una notte di mezz'estate, fa dire a Oberon: è per questo che Cupido, amore, lo chiama amore, non Cupido, viene dipinto come un fanciullo dagli occhi bendati, perché molto spesso si inganna nelle sue scelte e come i bambini è per sempre spergiuro, perché questo è. Quindi se ho una sinastria meravigliosa, bellissima, tutti i trigoni, non è detto che nasca nulla. Questo è uno dei motivi per cui diventa difficile a volte proporre degli aspetti di coppia fin tanto che la coppia non nasce. Per esempio, adesso Marte è appena entrato in Gemelli ed è esattamente nel segno in cui c'è Giove, per cui ci saranno una valanga di persone che hanno, che ne so, la Venere in Gemelli o la Luna in Acquario o il Sole in Bilancia, che riceveranno questi aspetti bellissimi di Giove e Marte, perché arriveranno poi a fare la congiunzione. Questo porterà ad agire nei confronti di una situazione, in questo caso potenzialmente sentimentale, ma non per questo l'attrazione porta un partner con una sinastria meravigliosa. Quindi gli aspetti di transito a volte detonano le relazioni. Poi ci sono delle dinamiche di nascita che devono essere affrontate, così come anche i transiti. Posso avere un transito bellissimo di Marte che tocca il mio Sole, ma se quel Sole di nascita è quadrato a Plutone, riceverò comunque sì il trigono di Marte sul Sole, quindi magari riuscirò a ottenere qualcosa a livello professionale, ma in ogni caso azionerà quell'aspetto latente che ho di nascita di Marte-Plutone, ed è uno dei motivi per cui a volte con i transiti si lavora sugli aspetti di nascita. Non è che siamo solo ad aspettare Marte, Venere, Giove che ci portano le cose e basta. Vanno comunque ad accendere degli aspetti. In questo momento, come ho detto poco fa, c'è Giove in Gemelli, farà una serie di aspetti a tutti noi. Se un Giove in Gemelli meraviglioso fa il trigono a un Sole Bilancia di una donna che di nascita ha Plutone quadrato al Sole o Saturno in opposizione al Sole, vuol dire che il transito sì mi può portare un uomo nella vita di questa donna, ma con le dinamiche di nascita di quel Plutone o di quel Saturno, per cui nella sinastria devo andare a cercare eventualmente, come prova del 9, se ci sono delle dinamiche legate alla resistenza o ai giochi di potere, perché poi funziona tutto in concomitanza, non è possibile scindere uno dall'altro. Non è possibile che un transito mi porti una persona meravigliosa e nella sinastria ci siano disastri.
ci sono sempre delle dinamiche che si riportano al tema natale di nascita. In parole povere, sarebbe sufficiente restare sempre e solo sul tema natale di nascita. Poi le sinastrie le guardiamo, io non vado pazzo per le sinastrie, però le guardiamo, ma non perché siano fallaci, ma per il semplice fatto che si creano delle aspettative, anche se il cliente potenzialmente sa, perché glielo spieghi più volte, che è una dinamica teorica, nel parlarne ci si fa un film. E soprattutto quando si parla della sinastria, si va a parlare con una persona. Se una persona ti chiede della sinastria è perché è presa da quel soggetto o da quella donna o da quell'uomo, e quindi diventa anche difficile essere neutrali. È già in balia dei fumi dell'amore, quindi in un modo o nell'altro quando parli della sinastria si creano delle aspettative. Per questo non mi piace molto parlare delle sinastrie, preferisco piuttosto analizzare una sinastria di una coppia già rodata nel tempo, allora ha più senso, allora capisci le dinamiche. Anche perché spesso e volentieri quando le coppie nascono la sinastria non mostra realmente le dinamiche che poi la coppia avrà in quel momento lì. Per cui se una donna, è molto difficile come concetto, spero di non perdermi o di non diventare noioso, però se una donna si innamora di un uomo in quelle prime settimane, in quei primi mesi tutto sarà meraviglioso, le farfalle dello stomaco, ma in quella sinastria magari potenzialmente ci sono delle dinamiche di potere molto forti. Se quella donna innamorata persa, con le aspettative più alte dell'aver trovato l'uomo della sua vita, va dall'astrologo cercando conferme in questi suoi pensieri e l'astrologo la massacra dicendo sì, però fai attenzione perché sta roba finirà e inizieranno i giochi di potere, non ha senso, non c'è evoluzione in questa roba. Primo, perché non ti ascolterà. Secondo, perché non farà un lavoro in base a questi consigli. Per questo non mi piace tantissimo. Mentre invece ha senso nelle coppie appunto già avanzate, mettiamola così, dove determinate dinamiche vengono fuori, allora si può lavorare. Ma in ogni caso subentra un altro problema: lavorare nella sinastria avrebbe senso nel momento in cui si lavora con entrambi. Cosa me ne frega a me di lavorare in una sinastria con un partner quando l'altro non sa neanche cos'è la sinastria o non segue l'astrologia? Non avrebbe comunque senso. Per cui, ripeto, è importante capire le potenzialità che ci sono in una coppia senza esserne schiavi. E in ogni caso, attraverso la lettura di un tema natale, con i transiti correnti, si può già capire tendenzialmente qual è la qualità della coppia che sta per arrivare, che sia professionale, sentimentale, anche per esempio una sinastria lavorativa con un partner o non so, se una persona deve aprire una società. Se ho già dei transiti che mi parlano di quella settima casa, che è una casa legata anche alle società, posso capire tendenzialmente non solo la qualità del socio o della professione che sto per andare a fare, ma va anche ad accendermi una settima casa che so già di nascita com'è, perché l'ho già analizzata, quindi ho la possibilità di lavorarci sopra. Per cui sarebbe interessante non tanto lavorare nella sinastria come risoluzione dell'armonia tra due entità, che sia soggetto lavoro o soggetto soggetto o qualunque cosa del genere, quanto creare un percorso che mi aiuti a capire che tipo di prova mi sta dando l'aspetto sinastrico con cui ho a che fare. Spero di essere stato chiaro. È un po' complessa, ma in realtà è più semplice di quello che sembri. In un consulto viene fuori molto più semplice, è un po' più arzigogolata da spiegare. Grazie per l'ascolto.